12 sì, no, 6, 12, 8, perdono. Allora, vediamo qui. Hare Krishna Viviana. Sarà. Ma è Gino, dov'è? Quando lo conosceremo, Gino? Va bene, ha detto che poi quando prende coraggio viene. Quando prende coraggio vieni, vabbè, ma da dove ti sei collegata? Da dove vivi? Dove siete voi? Da Torino. Torino? Torino, arrivederci. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurumilitam Dhyanam Tasmai Shri Gurave Namah. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Om Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastita Deshatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasa di Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Saluto speciale anche a Radha Charanlevi, Caterina Kevara Bhakti su Facebook. E poi abbiamo Viviana, Bhakta Piero, Bhakti Victoria su Zoom e Bhakti Palmira e Bhakti Emanuele in presenza. Hare Krishna. Gabriella, Hare Krishna, buongiorno, Gabriella. Dunque, leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto sesto. Che succede qui? A posto. Canto sesto, intitolato I doveri assegnati all'umanità. Capitolo 12, intitolato La morte gloriosa di Vritrasura. Il verso numero 8. Lokasapalaya seme. Asapalaya seme. Lokasapalaya seme. Lokasapalaya seme. Hare Krishna Bhakti Stefania. Shrasanti, Shvasanti, Viva Shabashem. Vasanti viva shabashe Dvijaiva Shichas Bhadam.
Viva Nivasi Chabhadam Sakalaiha Karanam Sakalaiha Karanam Lokasapalaya Sime Lokasapalaya Sime Shvasanti Viva Shavashe Shvasanti Viva Shavashe Dvijai Vashicha Bhadda Dvijai Vashicha Sambhadda Sakalaiha Karanam Sakalaiha Karanam Lokasapalaya Sime Lokasapalaya Sime Shvasanti Viva Shavashe Vasanti Viva Shavashe Dvijai Vashicha Bhadda Vijayi Vasika Sambhadam Sakalaiha Karanam Sakalaiha Karanam. Ok, parola per parola. Loka, Loka, i mondi, i mondi. Sapalaha, Sapalaha, con le loro divinità responsabili o maestri. Con le loro divinità responsabili o maestri. Yasya, Yasya, di cui. Di cui. Ime. Tutti questi. Shvasanti. Shvasanti. Vivono. Vivo. Vivashaha. Completamente dipendenti. Vashe. Vashe. Sotto il dominio. Vijaha. Vijaha. Uccelli. Iva. Come? Shichaha. Da una rete. Baddaha. Presi. Saha. Quello. Kalaha. Fattore tempo. Iha. In questo. Karanam. La causa. Allora, vediamo tanto. Allora, saluto anche Ambujakshi Nagarakati. Manuel Enrico Alfonso Pavia. Hare Krishna. Pasquale, ho ricevuto il tuo messaggio, eh? Grazie. Alessandro. Kia Emanuela. Kia. Oh! Leonardo, mio carissimo amico d'infanzia. Siamo amici, praticamente fratelli con Leonardo. Hare Krishna, fratello. Hare Krishna. Allora, chi è? Pasquale, omaggi, arrivo. Manuel, Valentina. Manuel Enrique, ma da dove ti colleghi, Manuel? Facci sapere. Allora, traduzione, spiegazione di Sua Divina Grazia, Abhay Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, chi? Jai. Ah, c'è anche Giorgio. Giorgio, fatti vedere. Giorgio chi? Su Zoom. Non si vede. Va bene, Giorgio. Giorgio. Allora, qui Vritasura, Vritasura, dice: tutti gli esseri viventi, in tutti i pianeti dell'universo, incluse le divinità che presiedono a questi pianeti, sono completamente subordinati al Signore. Essi agiscono come uccelli presi nella rete, che non possono muoversi in modo indipendente. Rileggiamo insieme. Tutti gli esseri viventi, in tutti i pianeti dell'universo, incluse le divinità che presiedono a questi pianeti, sono completamente subordinati al Signore. Essi agiscono come uccelli presi nella rete. Che non possono muoversi in modo indipendente. Hare Krishna, Giulia, Valentina.
Spiegazione. La differenza tra i sura e gli asura consiste nel fatto che i primi, i sura, sanno che niente può verificarsi senza il desiderio di Dio, la persona suprema, mentre i secondi, gli asura, non possono comprendere la volontà suprema del Signore. Lo rileggo, eh? La differenza tra i sura e gli asura consiste nel fatto che i primi, i sura, sanno che niente può verificarsi senza il desiderio di Dio, la persona suprema, mentre i secondi non possono comprendere la volontà suprema del Signore. In questa lotta tra Indra e Vritrasura è in realtà il Sura, anche se Vritra Asura, anche se Vritra Asura, in realtà è il Sura. Mentre Indra, che dovrebbe essere il Sura, si sta comportando da Asura. Nessuno dei due può agire autonomamente. Nessuno dei due può agire autonomamente. Entrambi agiscono sotto le direttive di Dio, la persona suprema. Perciò la vittoria e la sconfitta sopraggiungono in conformità dei frutti del karma di ognuno e il giudizio è affidato soltanto al Signore Supremo, Karma Nadaiva Netrena. Poiché agiamo sotto il controllo del Supremo, in conformità del nostro karma, questo è Kapila Deva, che dice Karma Nadaiva Netrena. Poiché agiamo sotto il controllo del Supremo, in conformità del nostro karma, nessuno di noi è indipendente, a cominciare da Brahma fino all'insignificante formica. Brahma è l'essere vivente più potente nell'universo. Beh, diciamo che è proprio l'architetto dell'universo. Ma neanche lui è indipendente. Che siamo sconfitti o vittoriosi, il Signore Supremo è comunque sempre vittorioso, perché ognuno agisce sotto le sue direttive. Hare Krishna Premamrita, Chaitanya Svarupa Prabhu, Gianni Antariami Prabhu, Claudia Maria Teresa, Riccardo da Catania, Hare Krishna Riccardo, Monica, Maria Giulia, Valentina, Hare Krishna. Mi ricordo durante una lezione a Mayapur, Hare Krishna Luigi su Zoom, Hare Krishna. Hare Krishna, Claudia Hare Krishna. Mi ricordo a Mayapur durante una lezione, no? Sua Santità Badri Narayana Maharaj raccontò questo aneddoto personale. Cioè, io arrivai alla coscienza di Krishna, venni la prima volta al tempio, praticamente perché un amico mi costrinse ad andare. Pensate, gli diceva, pensate che quando li incontravo per strada a San Diego, io cambiavo proprio strada. Sì, dice, eccoli, questi sono strani, no? Dice, io cambiavo proprio strada, diceva Badri Narayana Maharaj, raccontava in una lezione a Mayapur. Comunque, questo amico mi invitò al tempio. Io ci andai, era lì. C'era l'ospite, c'era il maestro, c'era Prabhupada, no? Che venne, quindi l'amico dice, andiamo, c'è Prabhupada, no? De lo devi conoscere. Vabbè, andiamo, così, no? E vedeva che tutti quanti, in alcuni momenti, tutti quanti si inchinavano, no? Si fanno gli omaggi, no? Per terra, chinandosi, posando la testa sul pavimento. E lui rimaneva in piedi. Cioè, io non mi sottometterò. Io non mi sottometto. E allora, durante la lezione, Prabhupada, il devoto Badrinarayana Maharaja dice, chiaramente stava parlando a tutti. Stava facendo una lezione per tutti, non so quanta gente c'era qui dentro, tra ospiti, devoti, giornalisti. Ok, una marea di gente. Chiaramente stava parlando a tutti, ma stava parlando proprio a me. Incredibile, diceva. A un certo punto inizia a dire questo, Prabhupada.
L'ateo non vuole sottomettersi, è proprio così, eh? L'ateo non vuole sottomettersi a Dio e non si rende conto che nel momento della morte sarà costretto a sottomettersi a lui, appunto, nella forma della morte. Infatti, cosa succede quando si muore, quando si lascia il corpo? Cosa succede? Che allora, lui cosa vedeva? I devoti che si sdraiavano per terra e facevano dandavat, no? Volontariamente, da vivi, si sottomettevano a Dio e al suo rappresentante. Se l'ateo che decide di non sottomettersi a Dio, poi sarà costretto a sottomettersi a Dio, a fare comunque dandavat, ma da morto. E però in quel momento sarà troppo tardi, perché non sarà volontario. E lui rimase scioccato, lo dice proprio, sono rimasto scioccato. Scioccato, stava chiaramente parlando a quelle decine e decine di persone nella sala del tempio, ma chiaramente stava parlando a me. E allora, quando arrivò il momento successivo in cui tutti quanti si inchinano, cioè mi sono inchinato anch'io, ho capito, lì mi ha proprio conquistato. Gianni dice: pure io, quando incontravo i devoti in centro a Firenze, cambiavo strada o almeno marciapiede. Sì, diceva lui: cambiava marciapiede anche se doveva per forza percorrere quella strada, cambiava marciapiede. Hare Krishna Gianni, così. E, insomma, e qui stiamo parlando di resa, di sottomissione, di subordinazione. Che verso era l'otto? Sì. Vabbè, questo si è staccato. Di volontà, di arrendersi alla volontà, completamente subordinati al Signore. Stiamo parlando di tutto questo. Che nessuno può agire in maniera indipendente e che si sia sconfitti o vittoriosi, il Signore Supremo è comunque sempre vittorioso perché ognuno agisce sotto le sue direttive. Tanto basso qui. Posso dare un minuto? E vai, prima che iniziamo, prego, prego. No, su Brahma, siccome ho letto la parte del secondo canto, Allora, no, dopo perché è un po' più sì, no. tecnica, poi dopo parliamo di Brahma. Allora, rimanendo sul tema, no, della resa, per esempio, no, in questi giorni stiamo parlando della volontà, no, della volontà di Krishna. Di arrendersi. Ieri abbiamo parlato dei due modi attraverso i quali possiamo arrenderci alla volontà di Krishna. Ci sono le classiche due situazioni nella vita, situazioni in cui la volontà di Krishna si manifesta in situazioni nelle quali noi non abbiamo alcun controllo, situazioni inevitabili, ineluttabili, magari anche molto spiacevoli, no? Molto spesso. Come arrendersi alla volontà di Krishna in quelle situazioni in cui noi non abbiamo nessuna possibilità di intervento? Con, vediamo se ce lo ricordiamo, Abbandono. con fiducia, no? Quindi con fiducia, questa fiducia, sì, Krishna, Confidando che sì, Krishna sicuramente ha un piano perfetto, inconcepibilmente perfetto. Non vado, non mi andrò, non andrò a posizionarmi in assetto da guerra, no? Nei suoi confronti, nei confronti dei provvedimenti divini. Ok, è un provvedimento divino, io non ho al momento compreso il suo disegno, ma sicuramente è un piano inconcepibilmente perfetto. Allora io mi affido. Però poi ci sono anche situazioni in cui noi abbiamo possibilità di intervento, possiamo fare qualcosa. E allora come dovremmo rispondere alla volontà di Krishna che si manifesta in quelle situazioni in cui noi possiamo fare qualcosa vediamo, conformandosi sì, ma con entusiasmo. con entusiasmo, ma con perseveranza, con perseveranza, con determinazione entusiasta, intelligente, lucida. Ok, qui posso fare qualcosa, posso partecipare a questo piano, perché posso fare qualcosa, come Arjuna. Arjuna, qual era la cosa che non poteva evitare? Il fatto di dover affrontare persone che lui amava.
Era inevitabile tutto questo. Ma cosa poteva fare? Combattere. Combattere ed essere, in altre parole, strumento di Krishna. Strumento di Krishna. Sì, Pasquale, sì. Hare Krishna Gita. Bhakta Matteo Hare Krishna. Quindi fare lavoro, agire nell'ambito di questo ruolo, assumermi responsabilità nella missione. Di Krishna, qual è la missione di Krishna in quel caso specifico? Era ristabilire il Dharma, ma in realtà è sempre questo, il ristabilire il Dharma. E molto spesso non dobbiamo combattere contro qualcuno all'esterno, ma dobbiamo combattere contro tanti nemici interiori, le resistenze interne che mi vogliono convincere che sono al di sopra della volontà di Dio, che la mia volontà è superiore alla volontà di Krishna. Quindi perché Krishna mi ha posto in queste condizioni? Perché? Ma io mi sto tanto dedicando, io sono una persona brava, una persona buona, sono una persona onesta, perché mi sta ponendo in queste situazioni, no? Ecco, questo significa porsi al di sopra praticamente. Forse è come un bambino che, ecco, per esempio, il nostro Leonardo, Leonardo ha appena diventato papà per la seconda volta, no? È un po' come un bambino, il figlio piccolo, piccolo, no? Figlio piccolo, l'altro un po' più grande, quindi già inizia, no? A ragionare, a fare, è come se dicesse: ma perché papà mi ha dato questa punizione? Cosa ho fatto di male? In fondo sono bravo. Allora, e diventa ostile, no? Nei confronti del padre, della madre. È un bambino, no? Quindi, beh, alla stessa stregua sono considerate le nostre attitudini di ostili nei confronti di queste opposizioni, no? Siamo all'opposizione, ci mettiamo all'opposizione, ci opponiamo e contrastiamo i provvedimenti. Comunque, per rimanere nell'ambito, questo è un po' quello che ci siamo detti ieri, no? Per riallacciarci, perché qui ancora una volta si parla di volontà, fare la volontà di Krishna. Ci sono situazioni però in cui. E mi riallaccio soprattutto non soprattutto, anche alle osservazioni, domande, Hare Krishna, Shri Shri Nitesha Chinandana Kijai, alle osservazioni, ai quesiti che sono stati sollevati ieri, no? Per esempio, Bhakti Victoria ieri ha sollevato dei quesiti, ma come fare, ecco, nella fattispecie, come fare a fare? Scusate la cacofonia. Come faccio a compiere la volontà di Dio, di Krishna, se in certi momenti della mia vita quella volontà non è così chiara? Come faccio quando non è intellegibile o intelligibile, quando è oscura, criptata? Sai quei momenti di confusione, momenti di che devo fare? E ora che faccio? Proprio così, no? Succede ogni tanto? Sì. Ma proprio ogni tanto, ma Le strade che sembrano giuste tutte quante. sì, sembrano giuste o sembrano sbagliate tutte. Uno dice, che faccio? Quale prendo? Succede ogni tanto? No. Ogni tanto? Ogni sempre, praticamente. Gianni dice, notizia di questi giorni che una ragazza adolescente vuole denunciare i genitori per il fatto di averla fatta nascere senza chiedere il suo permesso. Wow! Però questa sì che è tosta, eh? Questa sì che è tosta. Comunque, allora, ristabiliamoci nel flusso della Bhagavad Gita. Allora, decidiamo di compiere la volontà di Krishna. Sarva Dharmam Parityajah, 1866. Mamme Kam Sharanam Vraja, Ahantvam Sarva Papebhyo, Moksha Ishami, Mashucha. Non temere, dice Krishna, nel 1866. Tu abbandona ogni tentativo di essere felice senza di me, abbandonalo, Sarva Dharmam Parityajah, Mamme Kam, arrenditi soltanto a me, affidati soltanto a me. Poi ci penso io ad estinguere tutti i tuoi debiti karmici, ma tutti, e dal primo all'ultimo. Una delle caratteristiche, dice il Krishna Bhagavan, è proprio la
Ricchezza, lui è infinitamente ricco in tutti i sensi, quindi non ti preoccupare, io sono ricco, te li pago io i tuoi buffi, i buffi, è buffa come parola, qui a Roma i debiti si chiamano buffi, è buffo. Allora, te li pago io i tuoi debiti, li estingo tutti io dal primo all'ultimo, sono Krishna, sono Dio, la persona suprema, però tu arrenditi a me, cioè affidati a me completamente, no? Poi vedi Arjuna un po' titubante, dice, non lasciare, non temere, non preoccuparti, non preoccuparti. Quindi decidiamo di compiere il volere, la volontà di Krishna e come Arjuna ci ritroviamo a dire come nel 1873, cari Sheva Chanantava, sono pronto a fare tutto quello che mi dirai. Però ci sono situazioni in cui non è molto chiaro, è un po' criptata, è criptica la cosa, è un po' oscura. Come faccio a capire qual è la volontà di Krishna quando mi trovo nel bel mezzo di quelle, possiamo definirle, tempeste emotive, no? Le tempeste emotive. Siamo confusi, perplessi, disorientati, smarriti. Pensiamo di aver capito qualcosa e poi la vita ci dimostra che non era come pensavamo, no? Queste situazioni quando si manifestano inattese, sconvolgenti, beh, quando la confusione regna sovrana, come faccio? Come faccio a capire qual è la volontà di Krishna? Allora, diamo delle linee guida. Come si fa quando, come insegnano gli escursionisti o anche, sì, escursionisti. Quando ci si perde durante un'escursione, si deve fare ricorso all'acronimo STOP. Ora mi è venuto in mente, l'acronimo STOP. Allora, vediamo se me le ricordo tutte le lettere, eh? Vediamo se me le ricordo tutte. S sta per sit down. T sta per thinking, aiutami, Vittoria, aiutami, perché qui, se no, io mi lo sai che qui. O observing your surrounding, Surroundings, yeah. surroundings. E questa forse è più. P cos'era? Quindi, fer, siediti, pensa, guarda d'intorno e. P sta per, cioè, raccogli ciò che può servirti. Non mi ricordo l'acronimo in inglese. Boh, aiutami, magari, ecco, Vittoria, se puoi cercare questa. P, dai, sta per. Pick up. È qualcosa del genere, ma era un po' più complessa. Però, allora, ti sei perso? Ha senso girare a vuoto? Ha senso girare a vuoto? Immaginiamo una grande foresta, no, 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 non la pineta, non il nostro uliveto di 140 ulivi, o non so, la pineta, Pineta Sacchetti, non so, c'è una pineta Sacchetti o sì, la pineta, o la pineta di Ostia, non lo so, cioè lì, vabbè, pick up può essere, però adesso secondo me Vittoria la trova, non era P, vabbè. Fermati, no? E non girare a vuoto, fermati. Pensa, quindi rilassati, pensati, pensa, rifletti, guardati intorno e inizia a raccogliere cose che potrebbero esserti utili. Ma perché? Perché magari si è fatta sera? Che fai? Giri a vuoto di notte? Raccogli qualcosa che può servirti per costruirti un rifugio, per esempio, no? Oppure, non so. Ok, allora, analogamente, durante gli smarrimenti, quelli nella vita, nell'esistenza, stop, fermiamoci, sediamoci, riflettiamo, pensiamo, no? Siamo introspettivi e guardiamoci intorno e raccogliamoci, anziché raccogliere cose, raccogliamoci, quindi fermiamoci in raccoglimento. Che cosa? Observe and proceed. Sì. Take a breath. Oh, sì.
thinking, quindi ok, va bene. Poi ci sono però sì, bello, proside, procedi a mente lucida, no? A mente fermata. E dopo l'osservazione, esserti fermato, no? Aver pensato, riflettuto, ecco, allora poi procedi così. Perché non è consigliabile procedere a vuoto, random, preso poi dall'agitazione. Mi sono perso. Quando tu realizzi di esserti perso, il panico. Allora, stop. Ci avvaliamo di questo acronimo, stop, no? Nella foresta dell'esistenza materiale. Analogamente, quando ci smarriamo per evitare possibili ulteriori peggioramenti della situazione, giustamente ci suggerisce Radha Charandeni. Allora, qual è il miglior punto? Ecco, proceed, no? Proceed significa procedere, vero, Bhakti Victoria? Proceed significa procedere? Procedere, ok. Quindi riprendere, no? Riprendere, ok. Il bandolo della matassa o il filo del discorso perso, no? Qui le metafore si perdono. Comunque, qual è il miglior punto di ripartenza? Voglio fare la volontà di Krishna, voglio compiere la volontà di Krishna. Ma in questa situazione di smarrimento, di confusione travolgente, questa tempesta emotiva, io non so qual è la volontà di Krishna. Come faccio a procedere? Il miglior punto di ripartenza è proprio soffermarsi su quelle situazioni di cui abbiamo esperienza, in cui la volontà di Krishna è chiara. In cui sappiamo, concentriamoci su quelle cose che sono chiare, no? Sappiamo qual è la volontà di Krishna. Ora, qual è la volontà di Krishna? In generale, in linee generali, lo sappiamo, la saggezza della Bhagavad Gita ce la suggerisce, lo leggiamo tutti i giorni, lo ascoltiamo tutti i giorni, ci informa riguardo dello scopo generale di Krishna, che è duplice. Duplice, interno ed esterno, internamente ed esternamente. Allora, internamente cosa vuole Krishna? Che tutti noi eleviamo la nostra coscienza in modo da poterci connettere sempre più amorevolmente con lui nell'intimità del nostro cuore. Quindi accettare le sue indicazioni che conosciamo per crescere proprio come persone, individui, questa la crescita esistenziale, come la chiamano gli psicologi, psicologhi o psicologi? Oddio, psicologi. Ogni tanto mi vengono gli smarrimenti da desinenze. Lo psicologo, siamo al singolare che è più sicuro, lo psicologo moderno ci dice la crescita esistenziale, no? La crescita esistenziale, lo sviluppo della personalità, la crescita esistenziale. Bene, internamente Krishna vuole questo, che noi ci avvaliamo delle sue direttive, dei suoi consigli, delle sue istruzioni, dei suoi insegnamenti, e per crescere internamente. Quindi questo lo sappiamo, giusto? Quindi Mahamantra. Invocare la presenza di Krishna attraverso la recita e il canto dei suoi santi nomi, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, che evitiamo quelle attività che sono deleterie, ecco come diceva Radha Charandevi, per evitare peggioramenti, intanto aggiorno la pagina Facebook. Per evitare peggioramenti, no? Non complichiamoci la vita, no? E questo lo sappiamo o non lo sappiamo? Quale che sia la situazione tremenda nella quale potremmo anche essere, quale che sia, lo sappiamo o non lo sappiamo che è così? Sappiamo di dover fare quelle cose, no? Che quelle cose ci eleveranno la nostra coscienza, facendoci librare al di sopra di tutte le problematiche, lo sappiamo, no? Ok, allora cominciamo da quelle. Quando Bhakti Victoria ci dice proceed, no? Mary Hare Krishna, proceed, procedere, ricominciamo a procedere da lì. Quindi lo scopo di Krishna, abbiamo detto, è duplice, lo apprendiamo da Bhagavad Gita, quello interno, e lo abbiamo detto. E poi c'è quello esterno, cosa vuole esternamente? All'esterno invece cosa vuole Krishna? Che noi forniamo un contributo sempre più
consistente, sempre più cospicuo, un contributo all'esterno, dare la coscienza di Krishna. Il Blue Crossing è un aspetto di questo contributo, è una modalità per dare il proprio contributo all'esterno, pensata proprio per chi non ha tempo, è così impegnata, immersa in tante attività relative inerenti al proprio ruolo sociale, padri, madri, professionisti, no? Non c'è grande, non ci sono grandi occasioni, no? Per andare, che ne so, a organizzare un programma di condivisione della coscienza di Krishna. Ma chi ce l'ha il tempo con 10 ore? A volte ci vuole anche tanto tempo per raggiungere il posto di lavoro. Ognuno deve alzarsi tanto prima, partire, e poi sono 8, 9 ore sul lavoro, e poi di nuovo ritorno indietro. Ma come fai? Si stancano. Il book crossing, per esempio, è un modo per. È una modalità pensata per chi non ha molto tempo per poter impegnarsi nello scopo all'esterno di Krishna, in uscita. Lo scopo interno, quello lo conosciamo, e lo scopo esterno è quello, lo scopo in uscita, okay? Dare un contributo sempre più significativo, più cospicuo, più tangibile all'esterno in uno stato d'animo di servizio a Krishna e a Srila Prabhupada. Quindi la diffusione, sappiamo, la diffusione di questi libri, di questa conoscenza, no, trascendentale, è il contributo che possiamo dare al mondo ed è la volontà di Krishna. Quindi ripartiamo da lì, no? Ora, cosa succede quando noi ci armonizziamo con Krishna, ovvero ci armonizziamo con questo duplice scopo, in situazioni di estremo sconvolgimento e confusione, smarrimento? Questo però è chiaro, giusto? Allora noi ci armonizziamo con questo duplice scopo di Krishna che conosciamo bene, bene, bene. E cosa accade? Che del tutto, naturalmente, vedremo, proprio lo vedremo, saremo testimoni di questo cambiamento di status, no? Da smarrimento esterno a smaranam interno, da smarrimento esterno a smaranam interno, ovvero il ricordo di Krishna riaffiora, riemerge, prepotente, nel senso più nobile, luminoso e bello del termine, no? Con forza riemerge dai fanghi, dalle sabbie mobili della confusione, che a volte è potentissima in questo mondo e ci trascina giù. Bene, lo Smaranam, il ricordo di Krishna, che riemerge potente se noi ci connettiamo, no, colleghiamo con questo duplice scopo di Krishna. E chi sarà chiaro, sarà tangibile, veramente il miracolo, quello è veramente il miracolo. Chi lo fa lo sa, chi lo ha provato lo sa che è così, eh? Lo sa che è così, non è che dobbiamo, sì, consultare chissà che l'oracolo di Delfi, la Pizia, o la lo sappiamo che è così, no? La Sibilla Cumana, no? Non c'è bisogno di consultare nessun oracolo, lo sappiamo che è così. Chi lo fa lo sa, quindi veramente, come diceva quella pubblicità del dentifricio negli anni Ottanta, provare per credere. Dicevo, provare per credere, no? Quindi dallo smarrimento esterno allo smaranam interno, se semplicemente ci connettiamo a questo duplice scopo, quale che sia la situazione, il travaglio pesantissimo e inevitabile. Ora, a questo scopo, a proposito del take a breath, no? A proposito del fermati, sit down, thinking, no? Take a breath, prenditi un momento, prenditi respiro, pensa, rifletti. Come possiamo adottare questo nella nostra vita? Praticamente, le pause di preghiera, di introspezione, Vandanam, che è uno dei 9 metodi del servizio devozionale, sono un ottimo strumento, infallibile. Uno si ferma lì e prega, si rivolge a Krishna. Come ci dicevamo, vi ricordate l'altro giorno, Kiya, ti ricordi Kiya? Non so se sei ancora online, ma
Ti ricordi? No, cosa fare? Cosa faccio? Io ho delle cose che mi piacciono nel mondo. Lei diceva, mi piace tanto il teatro, no? Eccetera. Ma adesso, guarda, ti posso assicurare che è la stessa cosa che ho sperimentato anch'io. Mi ricordo che venni a Roma, avevo da poco conosciuto i devoti, venni a Roma, facevo doppiaggio, facevo teatro, stavo anche lavorando, ma perdeva interesse, più frequentavo i devoti, più queste cose perdevano di interesse. Poi se Leonardo è ancora online se lo ricorderà, nel 2006 mi trasferì qui a Roma per fare doppiaggio, no? Se lo ricorderà bene che ci sentivamo, che mi mancavano, no? Gli amici, no? Lo chiamavano Leonardo. Ma vedevo diminuire, scemare, proprio letteralmente scemare. Eccola lì, eccola lì, è salita sulla, la gattina è salita sulla... sulla... Dicevo, sentivo scemare l'interesse, no? E allora mi chiedevo, e adesso che faccio? Che faccio? Allora un devoto, mi ricordo che mi disse... Perché io dice, ma io mi sento ancora attratto da quello che faccio, no? Da quelle cose, mi sento ancora attratto, però mi sento anche attratto dalla coscienza di Krishna contemporaneamente e mi sento un po' combattuto. Mi ricordo che il devoto mi guardò, mi sorrise, fece spallucce e dice, no, ma tu in realtà non sei attratto veramente, quella è forza di inerzia, è che sei talmente abituato a pensare che sarai felice facendo ciò che ti piace, sei talmente convinto che sarai felice facendo ciò che ti piace e guarda il risultato, sei rinato un corpo di materia destinato ad ammalarsi, a invecchiare e a morire. Non è successo, non è proprio quello che si può definire un successo questo qui, eh? Tu in realtà adesso sei attratto da Krishna. Vai tranquillo, sperimentala la coscienza di Krishna, vivila, concediti un tempo in cui la vivi in pieno. Che hai da perdere? Che hai da perdere? Le cose stanno tutte lì, le cose che ti piacciono stanno tutte lì, ci puoi tornare quando vuoi. Però vera libertà significa libertà di scelta, di scegliere. E come fai a scegliere se non provi pienamente la coscienza di Krishna? Come fai a scegliere? Non sei libero, ti illudi di essere libero. Tu conosci soltanto quell'altra dimensione, la dimensione del fare ciò che mi piace, fare ciò che mi pare piace e lottare per ciò che ti piace. Tu conosci solo quella, l'hai gustata quella cosa lì. Adesso prova a sperimenta quell'altra e gusta quell'altra, poi le metti sui piatti della bilancia che lei un tempo, no? Con due piatti, no? Forum. I piatti da bilancia. Poi decidi. Gianni dice, ah, ora capisco, Prabhu ha voce flessibile e timbrata tipica di un altro. Vabbè. Quella è libertà. Se no non è libertà, ti illudi di essere libero. Insomma, quello è il vero schiavo. Il vero schiavo è colui il quale non riesce più a concepirsi libero, non quello che sta alla catena, diceva Jean-Jacques Rousseau. Comunque, per favore, sono strappatuto. Prego, presto. Lascia. Tira fuori, si è arrampicata sulla sedia, altrimenti strappa tutto. Dai. Okay. Ecco, sarebbe così, alza la mente. Sì, perfetto. Risolto. Scusate se la gattina è piccola, 3 mesi, poverina, sente le voci. Cioè, non che sente le voci, che voglio dire... cioè, sente le nostre voci, no, non è una gattina psicopatica, cioè, non è... schizofrenica, e che, voglio dire, sente le nostre voci e allora si arrampica sul davanzale e poi si arrampica sulla zanzariera e la riduce ad Ecce Homo e poi entrano le zanzare. Ah, disastro. Grazie Emanuele per aver salvato le sorti del... Allora, ritorniamo. Allora, sarà proprio... non sto pensando alla gattina che ha le voci, oddio. Ok.
Sarà proprio grazie a questa forte, forte connessione interiore attraverso la preghiera. Ah sì, diciamo Kiya, no? Era qui seduta l'altro giorno. Fermati, rifletti, prega, Krishna, chiedi a Krishna, ma si introspettiva, no? Vi ricordate, no? Questo qui era il punto, no? Vi ricordate? Parlavamo così con Kiya l'altro giorno, no? Cioè, non devi prendere una decisione adesso. Rivolgiti a Krishna. Chiediglielo. Krishna è una persona, ma perché possiamo chiedere indicazioni importanti a uno sconosciuto per strada per raggiungere una via che non conosciamo e non possiamo rivolgerci a Krishna? Ma perché? Che ha di più una persona, uno sconosciuto incontrato per strada, soltanto perché ci sembra del luogo e glielo chiediamo? Direi che è esattamente il contrario. Krishna ha infinitamente di più rispetto a un qualunque sconosciuto, per quanto molto preparato, no? In materia di ritorno a casa. E rivolgiamoci a lui, no? Rivolgiamogli a questa, si dice preghiera, ma proprio rivolgiamoci a lui, in un sentimento di fiducia. Mettiamo alla prova l'attendibilità di Krishna, vediamo, no? Tanto che abbiamo da perdere. Comunque, nascita, malattia, vecchiaia e morte ci attendono, eh? Cioè, no, la nascita è già avvenuta, malattia, vecchiaia e morte ci attendono, quindi c'è poco da, non c'è proprio niente da perdere, abbiamo soltanto da guadagnare a questo punto, abbiamo solo da guadagnare. Allora, dicevo, sarà proprio grazie a questa forte connessione interiore con Krishna attraverso la preghiera, attraverso l'introspezione, che potremo e possiamo di fatto ricevere da Krishna quella serenità necessaria per capire, sostenuti dai devoti, attenzione a non pensare di poter fare a meno della sadhusanga, e tanto c'è Dio, no? Io e lui, no? Io e lui, il triangolo no. No, tipo il triangolo, che vuoi tu? Cioè, il triangolo non lo avevo considerato. Sono stato io. Krishna e tu, devoto, che vuoi? No? Ok, no. Allora, sostenuti, agevolati dalla sadhusanga. Quindi stare insieme ai devoti. Bodhayanta parasparam. Katayanta chamam nityam bodhayanta paraspara, no? Krishna nel 10.9 della Bhagavad Gita lo dice chiaramente: i miei devoti parlano sempre di me, sono sempre impegnati nel parlare di me tra di loro e si illuminano a vicenda e da questo traggono tushantica ramantica, piena, completa soddisfazione, appagamento e una felicità inarrestabile. Tushantica ramantica. Quindi, ritornando al punto, grazie a questa connessione interiore con Krishna, che Krishna ci darà Buddha, no? L'intelligenza. Dadami Buddhi Yogantam, ci darà quell'intelligenza, quella lucidità, quella serenità per prendere la scelta giusta. Saper cogliere proprio nel centro il suo volere specifico per quella situazione lì. Ripeto, sempre nell'associazione dei devoti, sostenuti dai devoti. Ma devoti, secondo voi, ma... Oh, Prabhu, Madhaj, ma secondo te, no? Questa cosa qui? Vediamo, no? Parliamone, come si dice, soffermiamoci su questo. Quindi riusciremo a capire come servire Krishna, come servire Srila Prabhupada in quella specifica particolare, magari anche molto, molto, in situazione molto intensa, no? A questo proposito, sono molto, molto pertinenti, significativi, utili delle linee guide che Krishna fornì ad Arjuna. Krishna se ne parla nel Mahabharata. Quando l'unico figlio di Arjuna, Abhimanyu, sedicenne, grande guerriero, fu ucciso da Karna durante una battaglia, no? Molto interessante. Immaginate un padre che perde un figlio, no? Abhimanyu.
Krishna sentite che cosa gli dice, e questo è riportato nel Mahabharata, dice: in questo mondo materiale, le avversità colpiscono sia i saggi che gli stupidi, gli stolti, diciamo gli sconsiderati, come possiamo chiamarli, no? Coloro che non sono saggi. Ok, le avversità colpiscono tutti, siamo tutti sotto lo stesso cielo, come so dirsi. Ciò che li differenzia non è la qualità e la quantità delle avversità che debbono fronteggiare, no? Delle situazioni difficili che debbono fronteggiare. Cos'è che li differenzia? È che i saggi reagiscono in modo che le cose migliorino. Gli stupidi reagiscono in modi che le cose peggiorano, praticamente. Ora, cerchiamo di ricordarcelo sempre, sempre, in ogni circostanza, interiorizziamo, facciamo nostre queste linee guida, ricordiamocelo, ribadiamolo. Le difficoltà, le avversità, colpiscono tutti, i saggi come gli stupidi, come la pioggia cade su tutti. Qual è la differenza? È che i saggi reagiscono, rispondono in modi tali da migliorare situazioni. Questo messaggio di Shrila Prabhupada, che scrivo, ve lo leggo, Sì, ve lo leggo, ma questo va veramente interiorizzato. Prabhupada, in una lettera a Madhukara Prabhu, in risposta ad una richiesta di un suo discepolo, no? Ci fu questa corrispondenza epistolare, 4 gennaio 1973, disse, è un estrapolato, ma è praticamente sintetizza l'intera coscienza di Krishna. La mia comprensione della coscienza di Krishna è matura se vedo, se leggo, se vedo come una speciale misericordia di Krishna su di me, la mia attuale condizione di vita. Quindi non la vedo come un'avversità, come qualcosa di avverso, un avversario, un nemico da sconfiggere. No, quale che sia la mia situazione, whatever condition of life I am in at present moment, qualcosa del genere, diceva. Comunque, quale che sia la mia speciale, quale che sia la mia situazione attuale di vita, sarò maturo in coscienza di Krishna se la vedrò come una speciale misericordia di Krishna su di me. E cosa faccio? Come rispondo? Allora, lo sciocco agisce in modi che peggiorano, attuando modalità operative che peggiorano la situazione ancora di più, sprofondando ancora di più nell'ansia materiale, nella sofferenza. Ok, il devoto sufficientemente maturo, come risponde? Ne traggo vantaggio per diffondere il movimento per la coscienza di Krishna portando avanti la missione del mio maestro spirituale. Quindi agisce, risponde per migliorare la situazione. Non è né fatalista, rimane l'immobile. Uno scalino, anzi, non Sì, né è si agita peggiorando le cose. No, agisce, è proattivo, traendo vantaggio da quella situazione per diffondere il movimento per la coscienza di Krishna, portando avanti la missione del mio maestro spirituale. Per esempio, un modo, e mi viene sempre in mente il Blue Crossing, perché? Perché la maggior parte dei devoti è nel mondo, all'interno di ruoli sociali ben definiti, molto, molto articolate come situazione, e di tempo non ce n'è. E di cose da affrontare sono tantissime, soprattutto quando ci sono figli. Tempo, lucidità, pazienza, scarseggiano molto spesso. Cosa faccio? Interrompo? Cioè, no, questo non è il momento. Non ti ricordi che ne parlammo, no? E ti ringrazio molto per avermi quel giorno, ero giù in Puglia, ti ricordi quando c'è quello scambio di messaggi, forse ci sentivo, non mi ricordo, però che faccio? Mi fermo? No, io ve la porto la testimonianza di Bhakti Emanuele, perché sennò se incognite, siamo qui in famiglia. Lui si è fatto male, ma si è fatto male seriamente sul lavoro, mica che un graffietto, mica 2 giorni col medico della mutua, fatti prescrivere 2 giorni di riposo. Si è fatto male veramente. E
E lavorava in maniera saltuaria, quindi non è che sai, sono ferie per Sì, malattia sono regola, quindi pagate, sì. senza entrare. Cioè, no, dico, è già. Arriva la finanza a casa. No, dico, no, lavorava saltuariamente, diciamo, no? Quindi non è che si è fatto male in maniera grave, torniamo, il punto è serio. Si è fatto male gravemente sul lavoro, cioè proprio un infortunio per cui ha dovuto subire un. Allora, dice. Qua siamo in due, anche Palmira lavora, ma non è che fai la banchiera, giusto? No, non, ok, non, ok. Lavoro, fa un lavoro semplice, no? Per cui c'è bisogno, no? Anche di un secondo stipendio. Emanuele, un altro, cioè, sai, in questo, sai, non lavoro, non so quando potrò riprendere, ancora non ha ripreso, è passato settimane, se quanto è passato quando si è fatto Un male? mese, Cioè, non lavora da un mese. poi riprendo fortunatamente. Non lavora da un mese, no? E al tempo non sapeva se aveva appena fatto male, non sapeva quanto. No, è bello, le testimonianze sono importanti. Dicevano, sai, in questo mese mi sa che il Blue Crossing non posso farlo perché devo fare economia. Cosa ci siamo detti? Ci siamo arrivati insieme. Cosa ci siamo detti? Di affidarmi, comunque parlo e Comunque farlo, per vedere che Krishna. infatti, io la prossima settimana però c'ho un lavoro di Infatti, qualche c'è paese mio. ancora il braccio così, che ancora non riesce a stendere, eppure ha trovato un lavoro vicino casa, quindi non deve neanche attraversare al nord di Roma, che zona è Sutri. Così la finanza, se deve venire, almeno sa come trovarti. Signore mio. Ok. Poi scriviamo in chat anche No, sì, siamo l'indirizzo. tranquilli, insomma, non abbiamo dovuto fare nessuna ristrettezza. Non ha dovuto affrontare nessuna ristrettezza. Allora. È materiale ogni considerazione che riguardi il mio progresso, la mia felicità o qualsiasi altra mia finalità personale. È materiale ogni considerazione che riguardi il mio progresso, la mia felicità o qualsiasi altra mia finalità personale. Questo va imparato proprio a memoria. Proprio a memoria. Se volete, poi ve lo mando. Sì, Adesso è un grazie. po' complicato da trovare, però vediamo. Faccio una veloce ricerca sulla chat. Vediamo, io ci provo. Allora, la mia comprensione della coscienza. Allora, vediamo. No. No, non l'ho trovato, ma poi lo troverò e lo metterò sulla chat. Allora, ritorniamo sul punto. Aggiorno un attimo Facebook. Ok. Allora, interiorizziamo questo concetto, questo insegnamento espresso da Krishna. Quello dell'avversità, come rispondono i saggi e come rispondono gli stupidi. Ok, i non saggi. Allora, potremmo però chiederci, in questa mia situazione particolare, quale che sia, cosa posso fare per migliorare le cose? E cosa posso smettere di fare per evitare che peggiorino le cose? Questa è la domanda di un devoto. Questa è la domanda tipica di un devoto. Di una persona che sta maturando delle idee coscienti di Krishna importantissime che saranno le fondamenta, rappresentano le fondamenta di tutta la sua vita. Queste sono le tipiche domande. Ok, ho capito, ma come faccio a fare ciò che è giusto e ad evitare di peggiorare le cose? Allora, bisogna riflettere su queste domande. Innanzitutto, in uno spirito di preghiera e di servizio, ci siamo detti, vero? In uno spirito di servizio e di preghiera. Non interrompere mai il servizio, non interrompere mai l'attitudine di preghiera, Vandanam, mai. Due, seconda cosa da fare, quindi innanzitutto questo, non interrompere mai il servizio e non interrompere mai la preghiera, mai. Anzi, quando si dice cascasse il mondo, continua a fare questa cosa, ma soprattutto se casca il mondo. E il mondo casca molte volte, ci crolla il terreno metaforicamente sotto i piedi tante volte, giusto? Beh, proprio in quei momenti lì.
che non dobbiamo, che fai? Molli la corda quando si fa di più difficile? È proprio in quel momento che ti devi è lì che ti devi proprio afferrare ancora più saldamente, che fai? La molli. E no, è esattamente il contrario. La medicina va presa proprio quando stai male, giusto? Ok, soprattutto. Allora, intanto bisogna riflettere su quelle domande. Come faccio a fare in modo che le cose migliorino? Come faccio? Cosa devo smettere per evitare le cose peggiorino? No? Quindi uno riflette su questi insegnamenti di Krishna nel Mahabharata. E allora intanto non smettere mai, mai, mai il proprio servizio, non interromperlo, ma neanche per un attimo. Guarda, mi fermo un attimo. Ma come? No, è proprio. No, lo devi impossibilmente anche incrementare. È lo spirito di preghiera, quindi intanto quello. E poi devo amorevolmente affidarmi alle guide che Krishna mi affiderà, mi affiancherà. E Krishna poi ce le manda le persone che ci dicono cosa fare. L'orientamento, no? L'orientamento. Come esiste l'orientamento scolastico? No, nel passaggio da una scuola all'altra, no? Dalle medie al liceo, dal liceo all'università, c'è l'orientamento, no? Ecco, Krishna poi ce le manda le persone. Non dobbiamo essere così sprovveduti da tapparci le orecchie. No, no, adesso ho deciso che mi devo fermare perché, secondo me, mi devo prima concentrare su altre cose. Non fa bene. No, non va bene quella cosa lì, no? Perché? Perché Krishna, affiancandoci qualcuno che saprà darci delle indicazioni, ci sta elargendo il suo amore, ci sta indicando i passi che possiamo compiere. È quello che dobbiamo fare, no? E anche se a volte quei passi che ci indicano, perché poi siamo così confusi in quei momenti, no? Insoppichiamo. Anche dico, no, anche se prima di farli, di compierli quei passi, ma siamo in uno stato così confusionale, può essere, può succedere, a voglia, può essere che quei passi suggeriti possano sembrare irrilevanti, materiali, difficili, impossibili. Può sembrare, no? Ma no, sono o non sono il frutto maturato in virtù proprio del nostro giusto atteggiamento di servizio devozionale? Ci sono arrivati questi consigli proprio perché ci siamo disposti benevolmente nei confronti di Krishna con apertura? E non chiudiamoci sul più bello. Non chiudiamoci sul più bello. Perché anche se possono sembrare impossibili, difficili, irrilevanti, materiali, questo e quello, in realtà sono indicazioni spirituali, peraltro conseguenziali. Perché conseguenziali? Perché intanto se non li compiremo soddisferemo Krishna Shila Prabhupada. La mattina, no? Quando ci si alza, per esempio. Magari siamo un po' stanchi, no? Però abbiamo del servizio da compiere. Allora Maya magari ci dice: ma no, ma dai, ma dormi, per esempio, no? No, in quel momento apriamo gli occhi, Hare Krishna, sappiamo che quella cosa lì fa piacere a Srila Prabhupada, e allora la facciamo. Quando suona la sveglia, per chi se la mette la sveglia, quando suona la sveglia, quando l'abbiamo messa, la sveglia, quando l'abbiamo programmata la sveglia, eravamo lucidi del nostro dovere, no? A riguardo del nostro dovere. Quando suonerà 5, 6, 7 ore dopo, proverremo da 5, 6, 7 ore di Tamoguna. Quindi ci sta no, che il Tamoguna avrà preso il sopravvento, ce l'abbiamo proprio addosso. Ecco perché. Eh sì, come un manto proprio, non siamo avvolti dalle coperte, siamo avvolti dal tamoguna, no? E ci stiamo trastullando non sul cuscino, ma col tamoguna, no? Quindi, ecco perché ci si fa una bella doccia, no? Acqua che purifica, prima cosa la doccia e via. Ma prima di infilarci sotto la doccia,
Krishna, Hare Krishna, lo devo fare per Srila Prabhupada, lo devo fare per Krishna. E quello intanto, quello come tante altre cose, come tante altre cose. Allora, quello, abbiamo detto, è una naturale conseguenza, rende felice Krishna, rende felice e soddisfatto Srila Prabhupada e Krishna. E cosa fa Krishna quando è contento? Quando è soddisfatto? 10-10 della Bhagavad Gita, cosa ci dice? Ci dà l'intelligenza. Dadami Buddhi. Desham satatam yuktanam bhajatam priti purvakam. Dadami Buddhi yogam tvam yenam mam upayam ti te. A chi mi serve con amore e devozione, ovvero a chi non subordina tutto, me compreso, dice Krishna, a ciò che... A ciò che ci piace, no? A me piace fare questa cosa qui e metto al di sopra di tutto e tutti questo. Krishna dice, chi non fa così, ma si mette me al di sopra di tutto, anche sulle cose che gli piacciono, perché ha capito che ha colto l'aroma della truffa di Maya, no? Le cose che ci piacciono, ecco cosa ci hanno portato le cose che ci piacciono. Che bello affare, no? Siamo stati proprio dei fenomeni, fenomenali, proprio dei fenomeni, no? Allora, tesham satam, satatam, quindi costantemente, chi regolarmente mette me al di sopra di tutto, subordina tutto a me, io do l'intelligenza con la quale potranno tornare a me. Yenam mam upayanti te. Potranno tornare a me. Io do l'intelligenza, 10-10, ovvero l'intelligenza per compiere scelte giuste anche nelle tormente, nei tormenti, in quelle situazioni tormentose. Io do l'intelligenza per capire qual è la cosa giusta da fare. Però dobbiamo aprirci e ci si apre con tutto quello che ci siamo detti. E a quel punto che la sua volontà risulta chiarissima in situazioni in cui non lo era affatto chiara, ma anzi molto farraginosa, nebulosa, si capiva niente. Ma adesso si capisce quel tanto che basta per compiere il prossimo passo. Allora, sintetizzando, più ci assumiamo la responsabilità di compiere la volontà di Krishna in situazioni in cui la volontà di Krishna è chiara, più Krishna ci aiuterà a cogliere la sua volontà in situazioni in cui la sua volontà non è chiara. Questo è proprio il senso. Allora, Hare Krishna Alessandro Pasquale, tanto riaggiorno la pagina. Qualcuno vuole dire qualcosa? Brahma, magari, visto che è sulla Dala, magari si può fare anche dopo, tra di noi, Giorgio, Luigi, Viviana, Piero, Vittoria, prego, se volete dire qualcosa, ci dedichiamo qualche minuto, tanto oggi è digiuno, oggi è calda, sì. Viviana, prego Viviana, no, Luigi, chi è che sta parlando? Viviana. Viviana. Hare Krishna, sì, volevo dire, sul digiuno che si fa oggi. Non ti sento. Sul digiuno. Avvicinati un po'. Perfetto, dimmi, il digiuno. Che si fa oggi. Proprio tutto il giorno, dal mattino. Sì, allora, tu sei abituata ai digiuni? No, oggi tutto il giorno. Allora, fai una cosa. Oggi semplicemente evita di mangiare cereali e legumi e qualunque alimento che li contenga. Quindi niente farina, niente panna, niente pasta, per esempio niente riso, niente cereali. Per esempio puoi mangiare verdure, tanta frutta, verdure anche cotte, voglio dire. Non legumi, mi raccomando, non lenticchie, non fagioli, non ceci. Evita cereali e legumi. Tutto di oggi. Sì. Va bene così. Tieni duro. Poi domani ricominci. Quindi sono
Solo verdure. Sì, verdure, frutta, latte, insomma. Niente cereali, niente legumi. Fai così. È molto, molto purificante, sai. Grazie, grazie Viviana. Luigi, stavi dicendo qualcosa? No, volevo dire una pratica riguardo al... volevo dire, mi senti? Ora sì. Perfetto. No, volevo dire solamente che in base a quello che tu hai detto, possiamo definire i principi di un culo devoto. Generalmente sono quattro, li possiamo definire sei canici. Appunto, il primo è non interrompere mai, mai, mai il canto dei santi nomi alla mattina. Il secondo è non fermarsi mai nel servizio di book crossing. E poi il servizio, sì. Quello contributivo. Non mangiare carne, non gioco d'azzardo, non... insomma altri quattro, però possiamo definirne sei, appunto, proprio in base a in merito a quello che tu hai appena espresso per quanto riguarda l'importanza del servizio di un devoto. Proprio questi due punti li possiamo unire agli altri quattro, che sono i principi cardine di un puro devoto, cioè no carne, no pesce, no gioco d'azzardo, no alcolici, no sesso promiscuo, e unire qui a questi quattro punti. Come l'hai definito? Non sesso? Non sesso fuori dalla... Ah, ok, il sesso illecito. Sì, perché il sesso... Infatti ne parleremo probabilmente proprio oggi. Quello che volevo dire io è proprio unire questi quattro punti fondamentali di un culo devoto, unire questi quattro punti anche altri due punti, dunque si potrebbero definire sei punti principali di un devoto. Questi quattro più gli altri due: non fermarsi di cantare, di pronunciare il santo nome alla mattina, e non fermarsi per quanto riguarda il servizio di devozione. Servizio e poi sai Luigi, ti ringrazio molto per questa sintesi, perché è esattamente ciò che si promette nel momento dell'iniziazione. Si promette al maestro spirituale, rappresentante di Krishna della Guru Parampara, e nell'assemblea dei devoti. Si promette proprio questo, di evitare le quattro attività illegittime, diciamo illecite, e promettere di invocare sempre il Mahamantra Hare Krishna, 16 giri al giorno, e compiere sempre, essere sempre prono all'assunzione di responsabilità nel servizio, portarlo sempre avanti. Sono proprio le cose che si promettono. Tutti questi sei qui. Sono queste sei qui, quelle cose basilari. Sì. Hare Krishna. Bene. Giorgio. C'è Giorgio che... Giorgio, sei un robot? Ci sei? Sei connesso? Giorgio, sei connesso? Se ci sei, batti un colpo. Niente. Vabbè. Piero, Vittoria, intanto saluto, Saluto tutti quanti. Radha Charandevi, Pasquale e Rita. Bhakta Matteo, Gianni, Mary. Bhakta Vittoria, vabbè, Bhakta Piero che sono lì. Riccardo da Catania, Monica, Premamrita, Bhaktin Stefania, Claudia, Bhaktin Claudia, Bhaktin Claudia Maria Teresa, Caterina, Eva la Bhakti, Eva la Bhakti, Hare Krishna. Beh, io vi volevo, oggi è l'ultimo giorno di maggio ed è anche il giorno di Ekadasi. Siamo arrivati in questo mese a 453, proprio ieri un Marco dal Lussemburgo ha adottato a distanza altri 10 libri. Siamo arrivati a 453. Vogliamo in questo giorno arrivare a 500? Vogliamo farlo questo sforzo? Io non lo so. Vedete voi, mancano anche Battista Stefani, ho salutato? Sì, salutato.
Vedete voi, nella giornata di oggi è così, così speciale. Sappiamo che cinque sono i vascelli che ci conducono a Krishna da casa. Uno di questi è proprio Ekadasi. Saliamo su questo vascello, non, diamo magari, se è possibile, così io lancio questo appello nell'ultimo giorno di maggio, in modo che in questo mese di maggio si possa presentare a Shri Shri Nitesh Achinandana proprio una bella cifra tonda, 500. Vedete voi, sarebbe veramente meraviglioso. Va bene. Quanti ne mancano? Ne mancano, siamo arrivati a 453, ne mancano 47. No, io con la 47. matematica sono 40, questa era facile, però ne È mancano facilissimo. 47. Dai, uno sforzo, vedete un po'. From your place, at your pace, access the grace. Dalla vostra posizione, al vostro ritmo, accediamo alla grazia divina, dando proprio ancora più, facendo uno sforzo aggiuntivo. Comunque. Vedete voi, non voglio. Dascila Prabhupada. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo questa sera. Intanto lì c'è Atma, la piccola Atma, 3 mesi di vita in un corpo da gattina, che qui ogni tanto mangia prasada, che osserva dalla finestra. Atma, Hare Krishna. E ci vediamo questa sera. Quindi buona giornata di Ekadasi, buona giornata di servizio, di canto e invocazione del Santo Nome, e sarebbe veramente la ciliegina sulla torta da Ekadasi, senza farine, di grano saraceno, la ciliegina sulla torta di Ekadasi, arrivare a 500. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Buona giornata in coscienza di Krishna. Ci vediamo questa sera alle 19 con il prosieguo dello studio sulla Upadeshamrita. Hare Krishna Bhakta Piero Bhakti in Vittoria. Jai Srila Prabhupada, Viviana, Luigi e Giorgio. In qualche maniera. Hare Krishna, grazie a voi. Salutaci tanto Gino. Viviana. Hare Ok. Krishna, grazie. Jai Srila Prabhupada. Grazie.